I'm feeling way too low to start this night, but I wanna get to your bash. Last night you tried to make me angry, yeah, but this time I get you mad. Oh, don't need apologies, enough for this, I'm burning for you. Ciao a tutti, bentornati nel mio canale, io sono Giulia e nel video di oggi faremo veramente tutto, come avete visto dall'anteprima. Tra l'altro il video è venuto lunghissimo, quindi lo dividerò in due parti che vedrete a distanza penso di una settimana. Mentre durante la settimana faccio colazione quando arrivo al lavoro, quindi in realtà faccio diverse cose prima di mangiare, il weekend la colazione è in assoluto la prima cosa che faccio. Questa mattina mi sono svegliata prima di Ale, Leonardo si sveglia sempre molto presto, quindi diciamo che a turno uno dei due si alza e lascia l'altro riposare ancora un pochettino. Questa mattina mi sono svegliata io, Ale era rimasto un pochino a dormire ma poi si è alzato poco dopo e quindi sto preparando la colazione. Mi sono fatta il caffè latte come sempre e poi scaldo con la friggitrice d'aria una fettina di pane su cui poi vado a spalmare la marmellata. I don't know what I'd do without you. E poi ovviamente apparecchio la tavola per tutta la famiglia. Le mie colazioni sono sempre molto 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 varie, sia durante la settimana che nel weekend. Invece Alessandro e Eva sono sempre fedelissimi ai biscotti. I weekend sono sempre diversi, quindi non abbiamo una vera e propria routine. Quest'oggi rimarremo a casa e quindi come prima cosa riesco a prepararmi. Apro le persiane in camera nostra che ancora non erano state aperte e poi mi vesto e mi lavo subito. Quest'oggi vorrei pulire il bagno e quindi come prima cosa vado a mettere una Tabs di ace candeggina nel water, così la lascio agire più tempo possibile. Le istruzioni dicono almeno un quarto d'ora, io cerco sempre di lasciarla agire, ripeto, per più tempo possibile, quindi intanto l'ho messa e nel frattempo vado a fare altro. Come tutti i weekend faremo la spesa grande, quindi vado a cancellare il menu planning della settimana appena terminata, cancello anche la parte relativa alle merende di Eva a scuola perché la scuola è terminata e vado a organizzare i pasti della settimana partendo da domenica che era il giorno in cui filmavo e poi via via da lunedì fino al sabato successivo. Il menu planning è sempre strutturato nello stesso modo, quindi i pranzi sono relativi ai miei pranzi al lavoro, perché per i pranzi di Ale ci pensa lui, e invece le cene sono per tutta la famiglia. Più o meno le nostre cene sono sempre le stesse, perché tanto ogni sera mangiamo una proteina diversa e più o meno le cucine che faccio sono sempre le stesse, cioè sono cucine molto veloci.
Vi faccio vedere velocemente il nostro menu planning per questa settimana. Nei pranzi c'è sempre l'insalata con proteine variabili, i fiocchi di latte, il pesce, il pollo, i ceci e così via, mentre invece per le cene abbiamo il pollo il lunedì, la pasta e fagioli il martedì. Per il mercoledì pesce con le carote, il giovedì mangiamo le uova, il venerdì carne rossa, quindi probabilmente farò gli hamburger, e poi per il sabato invece la pizza. Una volta che ho fatto il menu planning è il momento di scrivere la lista della spesa, quindi mi vedete qua con il telefono perché scrivo la lista sull'applicazione note dell'iPhone, che come vi dicevo è condivisa con Alessandro, così ogni volta che manca qualcosa la mettiamo in lista e il primo che va a fare spesa ce l'ha scritta, e poi ovviamente giro per la dispensa di casa per vedere quello che c'è e quello che devo comprare. Passiamo alla pulizia del bagno. Una di voi mi ha scritto: come fai a pulire bene la parte bassa del water? Io le ho provate veramente tutte, ma la cosa più efficace è assolutamente questa, quindi munirsi di guanti e poi con una spugnetta sfregare. Considerate che ci ho sciolto una Tabs di candeggina, quindi non è sterilizzato il water, ma di più, quindi non ci sono problemi, poi comunque abbiamo i guanti e poi comunque basta lavarsi le mani dopo. Capisco che sono immagini che magari non a tutti piacciono, ma sono cose che facciamo tutti in casa. Quindi sfrego bene con la spugnetta in modo da levare tutti i residui magari rimasti, e poi vado a pulire il bagno normalmente. Utilizzo sempre il multiuso all'ossigeno attivo, quindi a base di acqua ossigenata. La candeggina cerco di usarla il meno possibile, avete visto la uso ecco ad esempio per il water, oppure se devo sbiancare qualcosa, oppure se devo igienizzare bene bene qualche superficie, ma è molto raro che io la usi. Quando pulisco il bagno, ma in realtà questo vale un pochino per tutte le superfici che pulisco, utilizzo sempre poco detersivo per tantissimi motivi, il principale perché in questo modo la fase di risciacquo è sempre molto veloce. Parto dalla pulizia del water, perché quando faccio la pulizia del bagno veloce serale faccio lavandino, bidet, water, così non cambio le spugne e vado dalla parte diciamo più pulita a quella più sporca. Oggi voglio fare una pulizia un pochino più approfondita e quindi sono partita dal water e poi vado indietro, diciamo, faccio il bidet e poi il lavandino, e quindi in questo caso vado a cambiare spugna ogni volta che cambio la parte che vado a lavare. Come sempre, una volta che ho risciacquato vado ad asciugare bene per far brillare tutta la rubinetteria, e come spessissimo accade la piletta rimane un pochino ricoperta di calcare, e quindi a fine, proprio a fine pulizia, dopo che ho asciugato, spruzzo un pochino di anticalcare solo sulla piletta e in realtà lo lascio agire fino a che non utilizziamo poi il sanitario. Come ultimissimo step quindi vado a pulire il lavandino, parto dallo specchio e poi vado sul lavandino e sul piano, sempre con il multiuso all'ossigeno attivo. Poi, una volta che ho terminato con la pulizia, spruzzo anche sulla piletta del lavandino un po' di anticalcare, dopodiché metto a posto i detersivi e levo sia gli stracci che il tappetino, perché devo passare ovviamente la Tineco a terra. Levo tutto quello che c'è a terra, cioè la bilancia e una scaletta che non ha mai usato Eva, che penso non userà neanche Leonardo, ma che io mi ostino a tenere in bagno.
Quando uso la Tineco per il bagno, di solito la uso con la potenza massima, che quindi va ad aspirare con un più potenza e va a rilasciare un getto d'acqua maggiore, perché ovviamente il pavimento del bagno è sicuramente più sporco rispetto al pavimento del resto della casa. Poi avete visto che ho levato anche tutti gli asciugamani, perché quando nel weekend cambio tutti gli asciugamani, e vado a rimettere gli asciugamani puliti e vado a rimettere anche il tappetino sul pavimento pulito. E questo è il bagno una volta terminata la pulizia. Non mi sono preoccupata di utilizzare tanti stracci perché sapevo che il bidone degli stracci era veramente stracolmo, quindi sapevo che avrei fatto una lavatrice con stracci e tappetini e quindi non mi sono preoccupata di utilizzarne uno in più per la pulizia. E quindi vado a fare appunto la pulizia degli stracci che utilizzo per pulire e dei tappetini dei bagni che io lavo tutti quanti insieme. Utilizzo l'ace gentile, che come sempre metto direttamente nel cestello. Non metto mai il detersivo quando faccio il lavaggio degli stracci e dei tappetini, perché gli stracci sono intrisi comunque del detersivo che ho utilizzato per pulire le varie cose e quindi non aggiungo ulteriore detersivo. Sono le 10:15, quindi in realtà per il pranzo è ancora presto, ma siccome devo fare una preparazione un pochino più lunga, la faccio adesso. Quindi vado a prendere i pomodorini che ho in frigo in questi contenitori che continuo a utilizzare e utilizzare e utilizzare, e non sarò mai grata abbastanza al web per avermeli fatti scoprire. E li vado a tagliare in quattro parti perché li utilizzerò per la pasta, ma invece di utilizzarli così a crudo li vado a cuocere in forno. Una volta che li ho tagliati, li vado a mettere in una pirofila da forno e li vado a condire con un po' di sale, un po' di olio e un pochettino di origano. Poi li cuocio in forno a 200 gradi. Non mi so dare bene il tempo esatto di cottura, perché chiaramente dipende anche da come sono i pomodorini, da quanto vi piacciono cotti, però io di solito almeno una mezz'oretta li lascio, forse anche qualcosina in più. Una volta che i pomodorini sono in forno, vado nella cameretta dei bimbi, perché c'è assolutamente una zona che è tantissimo che voglio sistemare e stamattina ho tempo e la sistemo. Si tratta del primo cassettino del Comò, che è il cassettino adibito a tutto l'occorrente per il cambio. In generale ci sono anche le medicine dei bimbi, ci sono insomma un sacco di cose che vanno assolutamente riorganizzate, perché come vedete c'è il caos. E c'è veramente di tutto qua dentro, ma soprattutto ci sono cose che andrebbero buttate e andrebbe tutto quanto riorganizzato. Quindi, come sempre, quando si devono fare questi lavori, la prima cosa da fare è togliere tutto quanto. Quindi levo anche la copertura del fasciatoio, perché la devo lavare, e poi svuoto tutto il cassettino, così mi rendo anche conto di quello che effettivamente c'è e comincio a fare una cernita, cioè le cose che metto sulla destra sono cose da buttare, le cose che metto sulla sinistra sono cose da tenere e le cose che metto al centro sono cose di cui non ricordo la funzionalità e quindi poi lo chiederò ad Alessandro. Una volta che il cassettino è libero lo vado a pulire, perché c'era diverso sporco accumulato, quindi ci passo il Dyson e poi ci passo anche un pochettino di alcol spray per dare una sgrassata e un'igienizzata veloce.
Ovviamente per organizzare il cassettino vado ad utilizzare i soliti separatori, contenitori che si trovano all'IKEA. Sostituisco quelli che c'erano solamente perché erano sporchi e quindi li vado a mettere in lavatrice. Di questi separatori io ne ho tanti anche in avanzo e quindi se devo lavarne alcuni li sostituisco con altri. Nel primo vado a mettere tutti i pannolini di Leonardo con le salviettine e poi utilizzo questo che in realtà era un contenitore di una sirenetta di Eva. Tutti questi contenitori io me li tengo sempre perché in questo modo riduciamo lo spreco evitando di buttarli e poi possono sempre tornare utili, quindi li utilizzo per mettere delle fialette di fisiologica e poi vado a sistemare principalmente le medicine dei bimbi che teniamo separate dalle nostre per comodità e poi ecco vado a organizzare, non vi sto a dire bene ogni singola cosa che metto ma mi interessa solamente come sempre darvi spunti di riorganizzazione perché per qualsiasi spazio, soprattutto per i cassettini, utilizzare questi contenitori è un ottimo modo per mantenere tutto in ordine, piuttosto che lasciarli liberi all'interno del cassettino. Le immagini, come sempre, del prima e del dopo sono molto soddisfacenti e molto motivanti. Finalmente è arrivata l'ora di preparare il pranzo. Faremo una pasta piatto unico per tutti quanti, quindi una pasta che contiene sia le proteine che la verdura. E come proteine utilizziamo della carne macinata. Io vado a cuocere in una padella con un filo d'olio, la faccio rosolare ben bene, ci metto il sale. Mentre si cuoce intanto preparo la pasta, non avevamo un tipo di pasta che bastasse per tutti, quindi facciamo un mix con due tipi di paste. Una volta che la carne è rosolata ci vado a mettere un pochino di vino, che voi non avete visto, la sfumo un pochino con del vino bianco e poi la finisco di cuocere con il latte. Nel frattempo è terminata la lavatrice con gli stracci e con i tappetini e quindi sposto tutto quanto in asciugatrice. Mi dispiace se passo così da una ambientazione all'altra, ma queste sono effettivamente le mie giornate in casa, cioè faccio mille cose e cerco di incastrare nel miglior modo per non sprecare tempo, per guadagnare ogni secondo possibile. La pasta è cotta, quindi la vado a saltare con la carne macinata, ho aggiunto anche un filino d'olio e poi per quanto riguarda le verdure ne prendo un pochettino per Eva e ci vado a mettere delle zucchine che avevamo avanzate da qualche pasto precedente perché lei non mangia i pomodorini, mentre invece per tutti noi tre, io, Ale e Leonardo, vado ad aggiungere i pomodorini che ho cotto al forno, che si sono ben arrostiti e hanno concentrato tutti i sapori. Se non li avete mai fatti così, fateli perché sono buonissimi, sia per condire ecco delle paste, del riso, ma anche semplicemente da mangiare come contorno. E poi vado ad impiattare. Questa è veramente una pasta buonissima da fare e estremamente salutare e inoltre è un piatto unico, quindi avete all'interno sia i carboidrati che le proteine che le verdure, quindi è veramente un pasto completo, sano e delizioso. E visto che siamo ancora confinati in casa causa Covid, approfittiamo di mangiare nel terrazzo. Sono giornate in cui c'è il sole ma non è eccessivamente caldo e quindi in terrazzo si sta veramente bene. Qua concludo la prima parte del video, quindi diciamo che in questa prima parte avete visto la mia mattinata e il momento del pranzo. Nella seconda parte, di cui fra poco vedrete una piccola anteprima, vi farò vedere quello che ho fatto poi nel pomeriggio e per cena. Come sempre vi ringrazio tanto 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 per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo. Soul, I'll be
Thank you.